Siamo ridotti. Ma cosa c'entra? Tony da Milano, avanti, Tony da Milano, se mi dici delle cose contro Berlusconi io chiudo la telefonata, te lo dico, chiudo la telefonata. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, il nostro amato Silvio è in terapia intensiva, ma dietro Mariano c'è la Mariano dalla provincia di Brindisi, giù, Mariano dalla provincia di Brindisi, non si scherza sulla morte delle persone, non si scherza sulla morte delle persone, Tony, mi hai rotto i coglioni. Non era pro Berlusconi. Sei un grande. Dimmi Mariano, dimmi. Non dimmi. Fa neanche ridere. Senti, so se era pro Berlusconi o contro Berlusconi, credo contro, però no. Sì. Hai visto a Napoli che è nato un bambino di nome Kvicha? Sì, ragazzi, ho letto questa notizia. A Napoli hanno messo. Sei incoerente. Ti abbraccio, Fabio. Ti abbraccio. A presto. Ciao, Tony da Milano. Tony da Milano. Grazie. Che vuole adesso, Tony? Che gliene frega dell'orso? La plastica nell'umido, le sigarette in mare. Non ce ne frega un cazzo. Noi vogliamo solo inquinare. Oh, coglione, ascoltami bene. Che vuol dire? Non ho capito. Perché? Che cos'è? No, perché hai fatto sentire quelli di ultima generazione. Allora ho detto, facciamo sto corretto che mi è venuto qui. Il corretto va benissimo. Idiota di un anarco insurrezionalista che vive a casa con la mammina e con la sorella, con la mammina e la sorella. Perché noi non abbiamo i soldi che ci escono dal culo come a te, che puoi comprare casa a tutti i tuoi figli, testa di cazzo. Vai a lavorare. Attacco a fare il rider, frate. Comunque ce l'ho con te, Cruciani, oggi. Dimmi, quindi muta quel cazzo di idiota. Ho capito. Dimmi. Ce l'ho con te perché l'ultima volta tu mi hai buttato giù dopo. Allora, prima di tutto, ce l'ho con te per la storia dell'orso. Perché? Sei un cinico di merda. Ma io scommetto che tu non avresti il coraggio neanche di tirare uno. Le lasagnette? La mammina che ti prepara, caro rivoluzionario del cazzo? Ma che sei proprio un coglione. Cosa ti ma prepara? Stai zitto, che almeno io non ho leccato nessun culo. Però scusami, coglione. Aspetta, Tony, giù un attimo tutte e due. Allora, Tony, posso dirti una cosa? L'anarco-stalinista deve ricordarsi che Stalin non si sarebbe fatto grandi problemi a uccidere gli orsi, bisogna dire la verità. Ma sì, ho capito, ma non così a caso. Cioè, no, anche così a cazzo, ma quello ha sterminato! Era un assassinatore! Ma cosa vuoi fare? Vuoi metterlo al 41 bis? Vuoi metterlo al 41 bis? Vuoi metterlo al 41 bis? Ma vergogna! Scusatemi, Stalin non stava a casa con la mamma e con l'altra sorella. Sì, non stava Stalin, a casa con la mamma e la sorella. Sì. Faceva la rivoluzione, tagliava teste, sparava, uccideva. Stalin, cazzo, non stava a casa con la mammina che gli preparava le melanzane alla parmigiana. Quella non le sa fare tanto bene la mamma. Ferma, vai a fare in culo, vai, Tony. Ferma. Griller alle prime armi o maestro del.